Se Felice voleva dire qualcosa. Siamo cambiati. No, credo che io finisce. Buono, volevo, no, sono portatore di un messaggio. Prima abbiamo citato Montaldo, Giuliano Montaldo. Montaldo ogni anno è venuto a Bari, l'avete sempre visto, è uno dei più affezionati amici che segue il festival. Quest'anno ha un'influenza abbastanza fastidiosa con questi spalzi di temperature e disperato mi ha chiamato alle 6 sapendo, perché ha visto su internet il programma, che alle 6 mezza mi sareste incontrati. E mi ha detto due cose, che io rendo pubbliche, perché non avrebbe dette lui se fosse stato qui e mi ha pregato di dirle. Uno, l'amore immenso che ha per te. Due, quel ragazzaccio di Peppuccio mi fregherà, perché io ho fatto 16 film e lui si appresta a farne con Ennio Morricone quegli altri 5 che fregano il mio record fino ad oggi. Quindi aspettati delle rimostranze da Giuliano Montaldo. Avete 5 film davanti in questo film. È proprio l'amore di Ennio Morricone per te e per il lavoro comune che avete fatto insomma, e l'augurio a Peppuccio. È un grandissimo amico mio da tempo. Due passi e faccio due risate. Quanto di equivoco che ci può essere tra un compositore e un regista. Lui mi ha chiesto una volta di fargli riascoltare un pezzo del film Giordano Bruno. Questo pezzo era per la luna, Giordano Bruno che non pensava al cielo, alle cose misteriose. Io non sapevo come descriverlo. E mi disse, questo era molto strano, disse, lì dove l'orchestra si accorda, era un pezzo decaforico. Lui non poteva descriverlo in maniera diversa, dove l'orchestra si accorda. Cioè, si accorge. Sono fatto tante storie con Giuliano. C'era una di bene in mente, ma posso dire. State passando la storia. Guardando Marita, mamma mia, cioè, mi si è visto proprio negli occhi. Una cosa che mi fa, che mi viene in mente pensando a Giuliano Montaldo, che in tutti questi anni di collaborazione con Ennio, ma tenendo conto che da buon consumatore di film, io già sin da ragazzo, vedendo i film musicati da Ennio, quindi lo studio e convivo con lui da tantissimo e quindi conosco bene quello che lui ha fatto. E quando durante la registrazione dell'intervista da cui poi è tratto il libro, una volta ho affrontato un argomento che mi sembrava folle e invece no, Ennio ha confermato un'opinione che mi ero fatto. L'opinione era questa. Lui ha lavorato con molti registi, con alcuni una volta sola, due volte fa, però ce ne sono stati tanti con i quali ha lavorato a lungo. Giuliano, quello con cui ha fatto più film, con me ne ha fatti tanti, con Leone ne ha fatti tantissimi, con Elio Petri ne ha fatti tantissimi, sono tanti i registi. Allora l'argomento che io ho posto a Ennio è stato questo. C'è un marchio, una tipologia di identificazione musicale per ogni singolo regista, o meglio, c'è un Morricone per Leone, un Morricone per Elio Petri, un Morricone per Montaldo e così via di seguito. E lui, io ero convinto di questo, e lui me l'ha confermato. Quindi è
straordinaria la conclusione di questa riflessione. Cioè lui è sempre se stesso, scrive sempre la sua musica, quello stile è il suo e non ce l'ha nessun altro. Ma quando lui frequenta un regista a lungo, riesce a decodificare, anche dal regista che non ci capisce niente di musica, ma ha un suo gusto, lui riesce a decodificare qual è e quali sono le sue coordinate musicali, e poi lui muove il suo stile tenendo conto di queste coordinate. Questo è straordinario. Lo potete sperimentare andando a sentire le musiche di ogni singolo regista.